Lavori di pubblica utilità per le donne che sono in difficoltà economica. Anche quest'anno il Comune di Trappeto ha voluto dare vita ad un bando per l'accesso al servizio civico di attività lavorativa in favore di disoccupati nell'ambito della realizzazione del progetto previsto dalla legge 328. Il bando è rivolto all'universo femminile, più specificatamente alle donne sole, in difficoltà socio-economiche e mogli di detenuti. Le istanze sono già aperte e dovranno essere presentate agli uffici degli affari sociali del Comune Trappetese entro il prossimo 19 febbraio. I soggetti prescelti in base ad una graduatoria che sarà stilata dagli stessi servizi sociali saranno chiamati a svolgere attività di pulizia dei locali, degli uffici comunali, della sede centrale del Palazzo Municipale, della sezione staccata del settore attività produttive di Via Fiume e del comando di polizia municipale di Via P3. La retribuzione è stata fissata a 6 euro l'ora e ci sarà un limite per l'impiego delle donne che faranno domanda di ammissione. Potranno lavorare al massimo per 2 ore al giorno, per 5 giorni settimanali e per un periodo non superiore a 3 mesi. La graduatoria che verrà stilata sarà formulata tenendo maggiormente in considerazione il reddito familiare sulla base della certificazione ISEE. Si andrà ad un massimo di 30 punti per chi ha un reddito pari a zero e a soltanto 2 punti invece per chi ha un reddito compreso tra 9 e 10.000 euro. Poi chi ha una casa in affitto avrà un surplus di 6 punti, per ogni figlio a carico minorenne 5 punti e la presenza di un soggetto portatore di handicap 4 punti. A parità di punteggio avrà precedenza l'utente con maggiore carico familiare e minore reddito. Scopo fondamentale del progetto per fini di assistenza ed integrazione sociale, afferma il sindaco di Trappeto Giuseppe Vitale, è quello di rimuovere situazioni di disagio economico-occupazionale in cui si trovano numerosi cittadini. Il provvedimento mira dunque ad aggredire situazioni di disagio economico-sociale presenti sul territorio. L'idea poi è quella di integrare, non ai sussidi, ma a retribuzioni che diano dignità alla donna che per l'appunto verrà pagata sulla base di un'attività lavorativa.